Allora, ci siamo, no? Sì, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 103, contrari 272, la Camera respinge. Emendamento 32.12, parere contrario, Commissione, Governo, favorevole, relatore di minoranza. La vota Quintarelli. Quintarelli, deputato, prego. Presidente, solo per sottoscrivere l'emendamento del collega Arlotti e dichiarare il voto favorevole di Scelta Civica. Questo è un... No, non è il 30... Ho sbagliato, chiedo scusa. Siamo al 32.12, Prodani, Artini e altri. Bene, non interviene, d'accordo. Allora, nessuno chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione. Palese, Tiepoli, Piepoli, Ciraci, Ciraci, siamo sopra la deputata, ecco. Allora, qui sta entrando Manfredi. Ha votato, bene. Chiaro chiusa la votazione. Favorevoli 102, contrari 275, la Camera respinge. 32.13, parere contrario, Commissione, Governo, favorevole, relatore in minoranza, non vedo braccia alzate, la votazione è aperta. Ravetto. Ciraci. Locatelli. Ha votato? Sì, bene. La votazione è chiusa. Favorevoli 176, contrari 276, la Camera respinge. Siamo al 23.14. Parere contrario di Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. Scusate, 32.14. Nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Carloni. Grillo, Di Lello, sì, eccolo, però non chiedo la parola. Allora, ci siamo, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 178, contrari 283, la Camera respinge. Siamo al 23.15. Ah, scusate, 32.15, sta invertendo le cifre oramai. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole al relatore di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Tutti hanno votato. Garavini, Garavini, Locatelli. Locatelli. Ok, ci siamo, no? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 79, contrari 308, la Camera respinge.
Passiamo al 32.401. Parere contrario, Commissione e Governo, favorevole relatore minoranza. Nessuno chiede intervenire, la votazione è aperta. Marotta. Hanno votato tutti? Librandi. Chiaro, chiusa la votazione. Favorevoli 173, contrari 283, la Camera respinge. Siamo al 32.402. Parere contrario, Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Nessuno interviene, dichiaro aperta la votazione. Allora, hanno votato tutti i colleghi? Sì? No? Savino? Ci siamo, no? Votazione chiusa. Favorevoli 179, contrari 292, la Camera respinge. Siamo al 32.403. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole il relatore di minoranza, c'è il deputato Cozzolino. Prego, deputato. Grazie, dichiaro voto favorevole del mio gruppo. Allora, il gruppo Movimento 5 Stelle ha esaurito il tempo previsto dal contingentamento per il seguito dell'esame. Essendo stata fatta richiesta, come da prassi costante, la Presidenza concederà un tempo aggiuntivo pari ad un terzo di quello originariamente previsto. Deputato Villarosa, prego. Grazie Presidente, a titolo personale ma anche per firmare il presente emendamento, perché il presente emendamento della collega dice chiaramente una cosa: evitare, oltre a quel famoso conflitto di interessi di cui parlavamo prima, ovvero di società che vogliono fare il Pac-Man all'interno del nostro mercato di farmacie, ma anche chi produce o intermedia già farmaci. Vi immaginate un'azienda grossa, ad esempio la Teva, che è una delle più grosse produttrici di farmaci israeliana, che decide di impegnarsi